Rieccoci di nuovo in studio. Prima di parlare, seppur brevemente, del campionato di eccellenza, abbiamo un servizio di Achille Teghini che riguarda un torneo internazionale di calcio giovanile che si svolgerà a fine mese, il torneo internazionale Etna Sud. Lo guardiamo e poi dopo parleremo di eccellenza. Torna il grande spettacolo del calcio giovanile per la seconda edizione del torneo internazionale Etna Sud, in programma 28, 29, 30 e 31 maggio. Dopo il successo della scorsa stagione, le migliori realtà giovanili del Sud Italia e della Sicilia in particolare verranno messe a confronto sui campi da gioco del comprensorio etneo. Anche in questa edizione sono stati confermati i comuni che hanno ospitato il torneo nella scorsa edizione, ovvero Belpasso, Mascalucia, Ragalne e Trecastagni, con l'aggiunta dei comuni di Pedara, di Zafferana e di Acireale. Novità di questa seconda edizione è il raddoppio della partecipazione dei club al torneo. Dagli 8 della scorsa edizione si passerà ai 16. Prenderanno parte a questo torneo gli allievi del Catania Calcio, della CR Messina, del Trapani, del Crotone, del Cosenza, dell'Ischia, della Valletta, la Polisportiva Calcio Sicilia, la Tommaso Natale, l'Atena Grigento, la SD Mussomeli, il Belpasso Calcio, il Ragusa Calcio, la Villese Calcio e Real Cosenza. Le 16 squadre saranno divise in 4 gironi da 4 squadre. Lo start è previsto il 28 maggio, con un programma di 8 gare, il 29 maggio in programma 16 gare e dal 30 maggio inizieranno le fasi finali con la finalissima che si giocherà il 31 maggio allo Stadio Tupparello 10 Reale. Sono già stati sorteggiati i gironi: nel girone A si affronteranno il Catania, l'Ischia, il Mussomeli e il Real Cosenza, nel girone B il Crotone, il Città di Messina, l'Atena Grigento e Ragusa, nel girone C Trapani, Cosenza, Tommaso Natale e Belpasso Calcio, nel gruppo D ACR Messina, Polisportiva Calcio Sicilia, Valletta e Villese Calcio. La cerimonia d'apertura si terrà il 28 maggio alle ore 10 presso il Palmenta Arena di Ragalna. L'ospite d'eccezione della manifestazione sarà Alessandro Birindelli. L'appuntamento con il torneo internazionale Etna Sud, seconda edizione. Allora, parliamo di eccellenza. Prima di sentire i nostri ospiti, diamo subito la notizia. Si è già saputa finalmente la squadra che affronterà... Sì? Perché se il Nardò affronta il Mazara, sì. Lo Scordia, eccellenza girone B, affronterà la vincente della finale playoff tra Sant'Agnello e Scafatese, che si è conclusa 4-2 per il Sant'Agnello. Quindi squadra sarà di Sorrento. Sant'Agnello a giocare contro Sant'Agnello, Scordia sarà l'altra partita che decreterà un'altra partecipante al campionato nazionale dilettanti della Perfetto. Prossima stagione. Mentre per quanto riguarda il Mazara c'è l'incontro contro con il Nardò, squadra pugliese. Allora, voglio sentire un po' il parere anche dei nostri ospiti, anche per capire chi alla fine approderà nel campionato interregionale. Allora, come vedi lo Scordia? Io tifo sempre per le squadre di Eh beh, ci mancherebbe, ci mancherebbe. Spero che... Però la partita è un po' difficile, no? Sorrento, Vediamo un po', ha fatto un ottimo campionato, sì. Peccato per quello che è successo nel finale, però credo, ho fiducia che questa squadra siciliana possa andare. Possa andare. Sì. Mister, tu invece chi vedi favorita tra Nardò e Mazara, diciamo tu che hai vissuto anche lotta nel palermitano? Allora, diciamo che è una bella lotta, però penso che lo Scordia ha tanta qualità. Sì. Come squadra. Per Parli cui... dello Scordia contro il Sant'Agnello, mentre sì. invece Nardò, che Nardò giocherà contro il Mazara? Sono due squadre che non conosco, perché non l'ho seguite, però... Tifiamo le squadre siciliane. Anche se da più parti si dice che la squadra pugliese sia leggermente più insomma abbordabile rispetto ad una squadra campana. Ma sai, nelle partite singole
Decade tutto. È vero, è vero. Decade tutto. I pronostici sono sempre relativi. E tu di partite importanti ne hai fatti, no, capitano? Per cui che cosa succede nei momenti iniziali di questa partita che insomma vale una stagione, sia per lo Scordia in questo caso anche per il Mazara? Quali sono i pensieri che vengono a galla in ogni singolo giocatore? Tanto si cerca sempre comunque di tenere alta la concentrazione, anche se il campionato, poi dopo che è finito il campionato qua in Eccellenza, le squadre paradossalmente stanno ferme un mese. Esageratamente ferme un mese. Sì, prima di ricominciare a fare gli spareggi nazionali, e poi sono importanti diciamo così, i fattori ambientali, perché andare a giocare in posti un po' caldi, no? Come sì. In posti della Puglia, della Campania, ci vuole diciamo un certo sangue freddo per cercare di non farsi. Insomma, i giocatori di esperienza in questo caso servono. Sono importanti, sì, assolutamente. Vicepresidente Riccardo Pluchinotta, due squadre siciliane che tentano di arrivare nel campionato interregionale dovranno comunque poi dopo l'anno successivo, eventualmente se c'è il passaggio di categoria, probabilmente non dico rivoluzionare gli organici, però mentalizzarsi in un campionato difficile come quello dell'interregionale. Sì, ma questo è il problema, che ogni squadra che fa il salto di qualità poi deve pianificare un nuovo campionato, ed è quello appunto, ricollegandomi a quello che mi appartiene, certo. Ritornando appunto al discorso di Gianni Pozzallo, è quello che noi già da subito con il nostro direttore sportivo... Quindi la programmazione serve per stabilizzare la stagione successiva? Senza dubbio, una programmazione immediata, perché poi i tempi sono brevi e quindi bisogna da subito, il giorno dopo la vittoria, pensare subito già al domani. Al domani. Un pronostico veloce fra Scordia e Sant'Agnello? Anch'io come il direttore sportivo da siciliano Scordia. Dico Scordia, però grande rispetto giustamente per le squadre campane. Allora, adesso parliamo di promozione e lo facciamo con un videoclip che abbiamo realizzato per festeggiare questa vittoria del CUS Palermo, che ha battuto in finale la Folgore Selinunte. Insomma, capitano, tu la conosci, è una società storica, l'interregionale ha fatto per moltissimi anni, vincere a 4 minuti dalla fine è sempre una grande soddisfazione. CUS Palermo però che insomma da assoluta sorpresa di questo girone, del girone appunto B del campionato di promozione, che ne pensi? Io tanto sorpresa non la vedo, perché io conosco qualche giocatore, fra l'altro anche Giancarlo Ferrara, che poi ha fatto il gol, sì. Voglio dire, è uno degli attaccanti più forti, che quasi quarantenne. Sì, siamo stati anche compagni di squadra, lo conosco molto bene, cioè, quindi non mi sorprende, voglio dire, il cammino di questa squadra. E poi una volta che si arriva alle finali, gli episodi spesso, cioè, sono gli episodi che decidono queste partite, per cui oggi hanno vinto anche la Coppa Italia. Sì, oggi hanno vinto anche per la Coppa Italia. Per cui credo che i valori effettivamente ce li hanno e poi sono venuti fuori nelle partite che contavano. È vero. Beh, allora a questo punto guardiamoci questa bellissima cavalcata del CUS Palermo, vincitore della finalissima appunto nel campionato di promozione contro la Folgore Selinunte, onore comunque alla squadra di Castelvetrano, perché ha fatto un campionato straordinario. Thank you.
occhio a Ferrara, 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 ci fa impazzire Giancarlo Ferrara a 4 dalla fine, ci fa impazzire tutti, può scrivere la storia con un gol a 4 dalla fine, Giancarlo Ferrara, l'uomo dei gol decisivi, Giancarlo Ferrara. Iannello, Iannello che decreta ancora una volta, occhio, guarda il cronometro, Iannello, siamo tutti in piedi, siamo tutti in piedi, siamo tutti in piedi, è finita! Il Cus Palermo vola in eccellenza! Punti era l'obiettivo di inizio stagione, quindi raggiungere la salvezza il prima possibile, abbiamo raggiunto quella, io ho rotto le palle ai ragazzi, raggiungiamo il settimo, raggiungiamo il sesto, il quinto, siamo arrivati secondi, siamo in finale di Coppa, merito 90% di questi ragazzi fantastici. Ripeto, abbiamo come detto tutto l'ultimo minuto, però io penso che nel primo tempo abbiamo sofferto, anche perché in campo non si va da soli, ci sono due squadre. Gli avversari erano una squadra di grandissimo rispetto, temevamo tanto questa partita, tra l'altro loro al contrario nostro ci conoscevano perché penso ci abbiamo visto la settimana scorsa, noi abbiamo fatto diciamo una partita un pochino al buio, quindi anche nel primo tempo abbiamo avuto qualche difficoltà un attimino tattica, poi penso che obiettivamente nel secondo tempo anche fisicamente noi abbiamo meritato, abbiamo avuto qualche occasione e poi abbiamo meritato alla fine, ovviamente gioia migliore di fare gol a 2 minuti dalla fine, il merito per il 90% è di questi ragazzi unici, il restante 10 ce lo dividiamo io con la società e i nostri pochi ma buoni tifosi che ci hanno seguito per tutto l'anno. Siamo in eccellenza, è un sogno per noi e credo che ce lo meritiamo. La stanchezza è fatta sentire, il caldo 40 gradi, cioè, ragazzi, troppo caldo, cioè, non si poteva stare in campo. È un po' l'emozione perché comunque è sempre una finale, noi è vero che domenica giochiamo la finale di Coppa Italia e vogliamo ottenere anche quella, anche perché la voglio alzare, sono il capitano, la voglio alzare. Ma è sempre bello vincere, no? E grazie a questo splendido gruppo che se l'è meritato dall'inizio di agosto, che lavora anche in difficoltà, però ha dimostrato di essere un gran gruppo e questo risultato non fa che bene, soprattutto a noi, ma anche alla città di Palermo, perché il CUS è un centro universitario che vuole crescere, vuole migliorarsi e questo può servire da trampolino di lancio, no? Thank you.
Il calcio è veramente un sogno vero, il CUS Palermo lo ha coronato con questa bella cavalcata vincente nella finale playoff battendo la Folgore Selinunte con un gol di Ferrara. E qui insomma qualcuno se lo ricorda molto, molto bene, no? Mister Tasca. Un personaggio poliedrico, avrebbe potuto fare molto di più. Avrebbe potuto fare molto di più nella sua carriera, credo, Ferrara, no? È stato un po' sfortunato, però. È stato un po' sfortunato, però, ragazzo in gamba veramente. È vero. Questo particolare del gel dei capelli. Il gel è importante. Certo, senz'altro. Allora, adesso parliamo dell'altra squadra vincente nella finale playoff. Parliamo del Gela e qui, insomma, sicuramente i nostri ospiti potranno dirci la loro. Gela che batte in finale 1-0 il Troina. Allora, che facciamo, direttore? Siamo convinti che questo Gela il prossimo anno vuole stravincere, secondo lei, l'eccellenza? Visto il presidente Duccio, vista la squadra che anche l'anno scorso ha fatto un grossissimo campionato, è vero, una grande cavalcata, quindi non mi meraviglio che questa squadra l'anno prossimo possa un'altra volta tentare il salto di categoria. Ai mezzi? Sì, sì, a tutto. A tutto. Società, campo, pubblico, a tutto. Mister, è anche vero però che quando si passa da una categoria all'altra, per esempio in questo caso dalla promozione all'eccellenza, non è escluso che comunque qualche notevole aggiustamento va fatto, no? Perché ci sono giocatori che sono fatti proprio per l'eccellenza. Penso che Tuccio ha portato il Gela in C, sì, gli anni precedenti, sfiorando anche una clamorosa, diciamo, B. che ha abbastanza esperienza per affrontare questi tipi di campionati, sa dove deve mettere le mani sicuramente. E invece io al capitano Rosa volevo chiedere, quest'anno a Gela c'è stata anche un po' di confusione, perché c'era l'Atletico Gela, il Macchitella Gela e il Gela. Questo fa pensare che i budget sono considerevoli, no? Girano tanti sponsor, probabilmente è stata un po' esagerata questa cosa a Gela, non so se tu sei d'accordo. Sì, effettivamente avere tre squadre di promozione in una città... Esagerati. Effettivamente sì, però come spesso succede non si trova mai un punto di incontro fra queste società per cercare di fare tutti insieme. Anche se poi alla fine vince quella che magari ha più esperienza, in questo caso quella di Tuccio. Sì, su questo sicuramente, però dico, a volte bisognerebbe anche ragionarci un po' di più sulle cose, cercare magari di unire le forze... Però non è sempre possibile. Tra l'altro in classifica l'Atletico Gela si è comportato meglio rispetto al Gela, secondo, per cui sì, insomma, ha avuto più possibilità quasi di fare la finale playoff. È arrivato secondo, poi ha incontrato il Gela che è arrivato quinto, ma hanno stravinto 5-0 in casa. Hanno stravinto 5-0, asfaltati, mi dicono. Vicepresidente Pluchinotta, allora a Gela c'è stata questa grande esagerazione, tre squadre, a Pozzallo grazie al cielo c'è soltanto il Pozzallo, oppure avete qualche concorrente che insomma vorrebbe emulare la vostra ascesa? No, a Pozzallo c'è il Pozzallo, e colgo l'occasione per ringraziare il nostro sponsor, il certo, dottor Luigi Losi, lo faccia pure, Ering Laboratori, senza il quale questo sogno, questo progetto col direttore sportivo non sarebbe stato possibile. È vero. Gli sponsor sono fondamentali, soprattutto nei campionati dilettantistici. Ma io devo dire anche che il nostro sponsor, noi siamo andati a cercare uno sponsor, ma poi abbiamo trovato il nostro primo tifoso, una persona veramente che si è da subito innamorato di questo progetto e ci ha dato una mano sotto tutti i punti. Quindi ancora più bella la cosa. Ancora più bella. bene. E allora a questo punto festeggiamo insieme ai tifosi di Gela questa bellissima cavalcata finale con un videoclip interamente dedicato appunto alla squadra nissena. This my new shit, I'm the black bitchy bitch with the roof missing. If it don't make dollars, don't make sense.
Z. Wake up like I gotta get it. And I got an engine for a trunk space. I get money three ways, fucking bitches three ways. Seven different formats, plus she's no oblate. But I make that bitch walk with some cheesecake. Yeah, I'm the coldest nigga I see. Looking in the mirror like I wish I can be me. She too into me, I'm more into money. My hobbies are body, that pussy's my lobby. I'ma eat it, I'ma eat it. I don't lie, hold my dick to concede it. Told her she my wife for the weekend. But don't be acting like I need you, cause we poppin' like yeah. All my bitches got real hair, chillin' with the top down, screamin' like hey, oh, I'ma take her ass down. She bring her friend around, fuck them both like hey, oh, I'm a bougie ass nigga, got the roof and low. We poppin' like hey, we poppin' like hey, I'm in the rows, you don't roll right. My chain shine brighter than strobe light. I'm tryna fuck Coco, this don't concern ice. If I'm motorboat, she gon' motorbike. A nigga ain't worried about nothing. Rehabilitation, just have to worry about fucking. Money decision making, only worried about stunning. She worried about me, her nigga worried about di fila. Questo è il quarto salto di categoria consecutivo. Ovviamente questo è più importante fino adesso, perché è ovvio che man mano che si va avanti le categorie si fanno sempre più solide, più massicce, dove il calcio diventa sempre più difficile e complicato. E l'abbiamo visto quest'anno, che il campionato di promozione, soprattutto il nostro girone, era un girone d'acciaio. Questo gruppo due mesi fa assieme a me ha stabilito che ci scommettevamo l'eccellenza dai playoff. Abbiamo fatto un percorso, grandi sacrifici, rinnovo della preparazione atletica durissima a febbraio, fare quello che normalmente si fa a luglio, credetemi, è massacrante. I ragazzi sono stati a questo sacrificio, il mister Brucculero è stato all'altezza della situazione, anzi devo dire è stato il promotore di tutto questo. Io non posso che ringraziarli, confermando in blocco questo Gelacalcio per il prossimo anno. Che in quel momento avevo avuto dei piccoli problemi, però è chiaro che poi magari il lavoro mi è stato facilitato, avere vicino una società che ti ha sostenuto, che ti ha aiutato anche nei momenti difficili, abbiamo trovato la giusta quadratura e poi il giorno del ritorno insomma abbiamo fatto un grande girone. È stato il comandamento di sei mesi fantastici, dove prendendo solo, lasciando stare l'ultima partita che era di cartello, solo tre gol in tutte 19 partite, penso che è stata l'emblema di questo girone di ritorno. L'ho cambiato o non l'ho cambiato, non importa poco, sono contento, sono venuto qua per fare questo, volevo vincere quando sono arrivato, non ce l'ho fatta arrivando primo, va bene con i blocchi. Finalmente è arrivato, è dall'inizio che aspettavamo, oggi finalmente è arrivato questo grande giorno e siamo contenti sia per noi, per la società, per i tifosi che oggi come sempre sono stati grandiosi, ci danno sempre la nostra mano, finalmente oggi siamo arrivati all'obiettivo che ci eravamo prefissati.
penalty, il calcio è anche gloria, video celebrativo per il Gela Calcio, che comunque ha fatto un campionato bellissimo. Io non ho mai sentito il tuo parere sul Gela Calcio. Come... No Ettore, io sono dell'idea che il Gela ha strameritato questa promozione, ha avuto una piccola flessione nella prima parte del campionato. Ci può anche stare, eh? Sì, è stata lì che ha perso i punti decisivi nei confronti della Leonzio, perché poi la corsa la facevano sulla Leonzio, non sull'Atletico Gela, anche se poi sono arrivati terzi. È vero. Promozione strameritata, l'anno prossimo basta puntellare la rosa, 5-6 elementi. Infatti l'ha detto il direttore. E il primo posto in eccellenza può non essere un'utopia. Addirittura. Bene, ci fermiamo perché tra poco parliamo della prima categoria e parliamo del New Pozzallo che quest'anno ha vinto la finale playoff e la prossima stagione disputerà il campionato di promozione. Però prima c'è la pubblicità di Jenny. Non ti vedo tanto contenta. Veramente non volevo andare in pubblicità. Rimanete con noi, torniamo tra pochissimo. È di nuovo estate e con l'estate riesplode Donna del Mare. Per diventare una delle 8 concorrenti della nuova edizione, partecipa ai casting ufficiali. Vai sul sito www.donnadelmare.it e compila la scheda di partecipazione. Parteciperai alle selezioni per vivere un'estate di successo indimenticabile. Allora chiama al 336-9207-27. Il concorso che colora l'estate sta aspettando te. È un'organizzazione Play Village. Un'azienda giovane e rampante, competente e soprattutto all'avanguardia. PC One. Un solo nome, un solo successo. Da PC One, l'assistenza che cercavi nel mondo dei PC. Tutta la componentistica per l'informatica, tutti gli accessori per computer delle marche più prestigiose. Asus, Toshiba, Acer, MSI. Da PC One, ampia scelta di notebook e stampanti per PC, nonché toner e cartucce originali e compatibili. PC One. Infoline 095 53 71 91.